Le emozioni al Lookmaker Academy non finiscono mai. I giudizi continuano. Allora, Kena, facciamo entrare il tuo modello. Una leggings, questo pantalone che poteva essere bellissimo, era un ballerino spettacolare, ma non era proprio il risultato che volevamo ottenere. Mi dici l'occasione d'uso? L'occasione d'uso è un brunch nelle terrazze bagno che ci sono a Forte dei Marmi, un brunch di lavoro. È molto, un look molto rassicurante, veramente classico. Potrebbe sembrare che tu sei andata sul facile, invece eri sul difficile. L'ho visto. Per fortuna i giudici hanno visto. Mi piace questo essere sbarazzino dei capelli con un look così classico e tradizionale. Per quanto non sia un look magari più particolare come altri, lo apprezzo. Maria Vittoria. Allora ragazzi, è vero che The Classic Never Dies è il perfetto comunque uno stile white and clean, molto yacht club, però... Mamma mia, ma veramente, no? Comprendo i termini inglesi, comprendo cosa lei vuole dire, però sinceramente mi sembra che ci sia un atteggiamento che proprio quasi minimizza e in qualche modo un pochino ridicolizza il mio lavoro. Alessia? Allora, scusate, chiedo venia, ma parlerò in italiano. Allora, mi piace molto quella maglia che ha messo sopra le spalle, perché comunque l'occhio cade sulle scarpe, sulla cinta e sulla maglia, che sono neri, e quindi allunga la figura, ok? Per quanto riguarda i capelli, sinceramente, se li avessi appiattiti e mandati all'indietro, lui era molto Leonardo DiCaprio nel The Wolf of New York, lo ricordate? Tu hai pensato giusto al bravo ragazzo, ma non troppo. Sì. Sì, quindi dalla forma del ciuffo dei capelli del tuo modello alla sostanza dei vostri voti. Non mi aspetto punti in più perché ho lavorato in difficoltà, ma mi aspetto punti perché io ho risolto quelle difficoltà. E se lo facciamo classico, perché lo facciamo classico?